Grazie Presidente. Proprio per dimostrare che non siamo contrari al lavoro delle persone, bello o brutto che sia, perché lo Stato glielo ha permesso e quindi hanno investito dei soldi, quest'ordine del giorno va non solo ad aiutare, non dico aiutare, ma a tutelare l'informazione che ci può essere capendo dove sono situati i luoghi sensibili, ossia molti gestori, ripeto, con cui ho un'interlocuzione anche molto garbata, con altri un po' meno, ahimè non per colpa mia, ma il rischio insomma che si corre facendo il consigliere e andando a toccare certi temi, è quello di capire, ma come faccio a capire dove posso aprire un'attività con tot macchine se non so dove sono i luoghi sensibili. L'ufficio, meglio, il Dipartimento Sviluppo Economico di Roma Capitale ha fatto un importante lavoro, sia quello di ricognizione insieme agli altri dipartimenti di tutti i luoghi sensibili. Ci sono state diverse riunioni in cui sono stati formati degli elenchi di tutti i luoghi sensibili a Roma e sappiamo sono tantissimi, solo luoghi di culto potrebbero creare quell'effetto espulsivo dei locali da gioco, compresi anche le scuole, quindi basterebbero già quelli. Difatti, questo lo voglio dire, lo dico a lei Presidente, ma rispondo al consigliere De Priamo, quando si dice che cosa è successo dopo la delibera, io posso dire che dopo la delibera c'è una bella relazione Eurispes che dice che Roma, con un distanziometro di 500 metri, quindi ormai vigente da quando è stata modificata la legge regionale, ha in disponibilità per apertura di nuove sale lo 0,7% del territorio. Quindi di fatto rimangono quelle già aperte, perché ovviamente in retroattività non si può andare se non lo prevede una legge di rango superiore che noi non possiamo ovviamente approvare, e con questo ordine del giorno appunto per questo andiamo a chiedere alla sindaca e alla giunta di valutare la necessità di pubblicare sul nuovo sito di Roma Capitale e nella sezione di pertinenza delle attività produttive la lista e o la mappa dei luoghi sensibili identificati dall'articolo 6 del regolamento e specificando l'indirizzo e il numero civico di questi. Perché? Quando fai richiesta di apertura di una sala, sempre pensando che ci sono tantissimi luoghi sensibili, ovviamente devi essere cosciente di quello che vai a fare, perché se un ufficio, volente o nolente, o anche per mero errore di valutazione o di interpretazione di un qualcosa, dà un'informazione errata alla persona che poi deve effettuare un investimento e perde dei soldi, e così rischiamo anche di ricevere ricorsi, ovviamente forse perdenti, dove Roma Capitale soccombe, a questo punto conviene, con i nuovi strumenti che abbiamo e moderni, intervenire in anticipo, quindi chiedere alla sindaca e alla giunta, appunto all'assessore di competenza, di lavorare affinché vengano pubblicati sul sito di Roma Capitale i luoghi sensibili, in modo tale che chi volesse, ma anche solo un utente, capire quali sono, li trova o su una mappa o su una lista divisa per municipio. E poi chiediamo ovviamente l'aggiornamento annuale degli stessi, perché sono soggetti a variazione. Grazie.